Sale la tensione a Castel San Giorgio, piccolo centro dell'agro nocerino sarnese, dove nella notte è andata a fuoco un'altra vettura. Distrutta l'auto di Domenico Rescigno, presidente di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. È il terzo esponente del partito di destra a finire nel mirino. Per il deputato Edmondo Cirielli si è superato ogni limite, di qui la richiesta di convocazione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza avanzata al prefetto. Intanto il presidente regionale del partito, Antonio Iannone, non ha dubbi e ad 8 Channel spiega: dietro questi episodi inquietanti c'è un chiaro disegno politico. Ormai la preoccupazione ha superato ogni possibile livello di guardia. Prima il nostro candidato sindaco Michele Salvati, poi il nostro dirigente provinciale ed ex consigliere comunale Aniello Gioiella, peraltro soltanto qualche giorno fa, ed oggi a Domenico Rescigno, che è un giovanissimo valente dirigente del movimento giovanile. Lei capirà, monta veramente una preoccupazione estrema, ormai vive in questa spirale di violenza che non può che avere una matrice politica, visto che si tratta sempre di uomini di Fratelli d'Italia che vengono colpiti da queste attenzioni, per usare un eufemismo, che naturalmente devono far riflettere molto i cittadini onesti e devono trovare istituzioni pronte a reagire.